E ragazzi, benvenuti dentro alla mia casa e scusate fronte sudata, ventilatori in giro per la casa, ma insomma ci sono circa 40 gradi fuori, 30 dentro, i condizionatori non riescono ad abbassare la temperatura, per cui bisogna attrezzarsi un po' come si può. Oggi video diverso dal solito, o meglio, le tematiche che trattiamo sono in sostanza sempre le stesse, però c'è qualche chicca che oggi andiamo a scoprire e soprattutto ci andiamo a divertire insieme perché ci hanno mandato un altro di questi qui, un Ecovacs V-Bot X1 Turbo, super costoso, circa 1000 euro per portarselo a casa ed è un aspirapolvere che ha davvero davvero il suo gran perché e oggi ci divertiamo un po' insieme a lui perché lo mettiamo sotto stress per bene e vediamo quanto effettivamente possa fare la differenza un aspirapolvere, smart ovviamente, da oltre 1000 euro. L'aspirapolvere e lui in tutta la sua bellezza. Questo qui ha un design, diciamo, un po' più futuristico, ha la parte superiore magnetica. L'ho appena spacchettato, come avete visto nel mio unboxing, super timelapse, e adesso lo montiamo per bene. Quindi ci sta la parte relativa alle spazzole e poi questa qui per la pulizia, quindi li andiamo a fissare uno su un lato e uno sull'altro, tra l'altro da distinguere bene in base al colore posto in basso perché hanno un orientamento ben preciso. Intanto cerchiamo di metterli senza spaccarle e questi qui vanno agganciati qui in basso, ovviamente a patto che intendiate effettuare anche il lavaggio. Questo qui è pronto, lo accendiamo e lo andiamo subito a configurare. Ragazzi, io ovviamente ci ho collegato la stazione qui alla presa. Intanto lui sta iniziando a parlare per la fase della prima configurazione, che come al solito è molto semplice. Qui ci sono tutte quante le istruzioni riepilogate nel caso non l'aveste mai fatto. Qui c'è un QR code per scaricare l'applicazione dedicata al prodotto, che adesso scarichiamo e andiamo a configurare nel wifi di casa. Ok, registrazione completata, sono già connesso alla mia rete wifi e siamo ben pronti, insomma, per fare la configurazione. Premiamo il pulsante per la scansione del codice QR, diamo i vari permessi ed inquadriamo il QR sul nostro robot. Dopodiché, semplicissimo, tutte quante se le solite autorizzazioni di iOS, insomma, con i nuovi aggiornamenti. Ok, siamo collegati alla nostra rete, andiamo avanti. Ottimo, quindi siamo connessi alla rete di casa e siamo pronti per dare il via alle operazioni di pulizia direttamente nella nostra casa. E intanto, prima di ogni cosa, lui si va a parcheggiare nella sua stazione per ricaricare le batterie, dopodiché saremo pronti per fare le pulizie. Nel frattempo qui ci sono le due taniche, acqua sporca e acqua pulita, che adesso approfittiamo e andiamo a riempire per poter fare tutte quante le nostre prove. Ora, ragazzi, il senso di un video come questo è quello di farvi capire qual è il motivo per cui dover puntare su un dispositivo che costa quasi 1100 euro e capire effettivamente quali sono le potenzialità rispetto ad uno dei tanti robot lavapavimenti da 300-400 euro che noi stesso proviamo quotidianamente e vi consigliamo sul nostro canale. In ogni caso, si tratta come di acquistare un iPhone da 1300 euro oppure uno smartphone da 150-200 euro, qualunque esso sia. Certo, fa le stesse cose, ma le fa in modo del tutto diverso, per cui andiamo a divertirci insieme. Ok, ragazzi, lui è lì pronto con le batterie cariche per farsi mettere sotto torchio e farci divertire in questo video di oggi. E vi dico subito che oltre alla possibilità di avviare la pulizia tramite i tasti presenti a sfioramento sulla parte superiore, abbiamo la possibilità addirittura di utilizzare i comandi vocali. Quindi, ok, Ico, avvia la pulizia. Ed ecco la magia. Prima prova che andiamo ad effettuare: ostacoli sparsi in giro e vediamo come se la cava lui con la sua super torretta LiDAR e
e tutte quante quelle fotocamere che ha montate a bordo. Eccolo qui, guardate qui. Abbiamo dato in pasto al robot una zona personalizzata per la pulizia, così da non farlo andare troppo a zonzo e localizzare la difficoltà. Quindi vi risparmio tutti i giri che fa dentro casa e vi faccio vedere come questa cintura che ho lasciato a terra non sia stata minimamente toccata dal robot. Ho sparso un po' di tutto, le ciabatte, la bilancia di Xiaomi. Eccola qui, vedete? Riconoscimento degli ostacoli praticamente perfetto. Io ne ho provati un po' nell'ultimo periodo e questo qui probabilmente è l'unico che ha un riconoscimento, vedete, degli ostacoli millimetrico. Guardate qui, guardate qui, guardate. È passato addirittura fra i due, quasi senza toccarli, vabbè, un piccolo urto ci stava. Però la bilancia non è stata minimamente toccata. Vediamo la cintura. Anche qui riconoscimento degli ostacoli perfetto. E adesso ragazzi è arrivato il momento di fare un test che spero mia mamma non guardi mai questo video, e se stai guardando questo video, ciao mamma, non volevo, perdonami, ma sono stato costretto. Ragazzi, mi sono armato di cucchiaino e di maionese, glassa e diciamo un mini yogurt. Questo perché vi devo far vedere come si comporta la super pulizia di questo Dipo TX1 Turbo. È pulizia stressante, quindi localizziamo tutto come al solito in questa zona e poi vi faccio vedere a lungo termine cosa succederà. Adesso continuo anche. Ragazzi, non mi sono affatto contenuto e ho combinato un gran bel pasticcio. Vediamo lui come funziona veramente in condizioni stressanti, perché queste qui sono, ragazzi, diciamocelo chiaramente, sono delle condizioni veramente al limite, per cui non si troverà mai a dover pulire situazioni di sporco come questo, ma è doveroso metterlo alla prova per capire effettivamente la bontà di un prodotto come questo, che d'altronde ha un costo veramente importante. Ovviamente io ho premuto avvio pulizia, ma come ogni volta quando si avvia una pulizia lui fa il lavaggio dei mop in modo completamente automatico, li asciuga. Qui ci va l'acqua sporca dopo aver lavato insomma i due mop, e qui c'è l'acqua pulita che bisogna ovviamente riempire in fase iniziale. E già qui vi deve far capire ad una prima passata quanto stia pulendo. Per farvi capire, vedete quanto è il livello, la quantità di prodotto che ho spalmato sul pavimento, e vediamo se combinerà un gran macello oppure farà una buona pulizia. Ovviamente farà più di un passaggio. Ragazzi, come avete visto, maionese inghiottita in un sol boccone. Non so se ha fame o se ha voglia di pulire. Sì, però ragazzi, andiamo al sodo, perché dopo qualche passaggio il risultato finale è questo. Ovviamente rispetto alla situazione iniziale abbiamo visto una grande pulizia. L'unica cosa che è rimasta sono questi piccolissimi dettagli, per così dire, ma perché semplicemente la soluzione zuccherina della glassa è rimasta insomma intrappolata per via del tempo che è trascorso. Però voglio dire, il risultato è praticamente perfetto. E adesso vediamo anche lui soprattutto com'è, in che condizioni è dopo essere ritornato alla stazione dopo aver pulito i suoi tamponi. Sono tornati praticamente nuovi, è come se fosse che non li avessimo neanche utilizzati, per cui davvero davvero un ottimo risultato. Forse soltanto qui si è intrappolato un po' di sporco, ma questo qui d'altronde è lavabile dopo tutto il ben di Dio che ci ho buttato a terra. Questo insomma è il minimo che mi potessi aspettare, quindi grande ottimo lavoro.
Ragazzi, siamo al giro finale, ho fatto una piccola passata per rimuovere quelle macchioline che vi avevo fatto vedere in modo manuale, in vecchio stile, e voglio farvi vedere come il risultato della pulizia dopo un lavaggio automatico dei tamponi non sia cambiato in alcun modo, per cui non ci sono aloni. Vediamo se riesco ad inquadrarveli con i tamponi, che vedete non lasciano macchie di alcun tipo, soltanto con il sistema di pulizia automatico di D-Bot, per cui lui è veramente una bestia. Ragazzi, tutta questa manfrina, tutto questo sudore nel bel mezzo di una giornata di luglio per dirvi che questo D-Bot X1 Turbo è indistruttibile. Ho provato a distruggerlo, per così dire, ragazzi, perché comunque costa 1100 euro in offerta. È un dispositivo importante che, come vi dicevo, è destinato ad un target di utenti innanzitutto alto spendenti, ma soprattutto con delle pretese un po' più alte, perché sì, i robot aspirapolvere sono sempre più ben funzionanti, ma ancora pochi sono in grado di sostituire veramente l'intervento dell'uomo. Per cui sì, lasciate perdere che in questo caso ho fatto un test di sporco veramente molto molto ostinato, per cui è stata necessaria la mia presenza, che ho pulito manualmente, ma tralasciato questo aspetto, nella pulizia ordinaria è un dispositivo che può veramente fare la differenza nella vostra casa e nella vostra smart home. Per cui, se siete interessati, vi lascio il link per l'acquisto qui in basso, ma soprattutto vi lascio anche il link alla recensione di Dario, dove ha analizzato nel dettaglio tutte quelle che sono le chicche di questo dispositivo, tra cui mappatura 3D, tra cui la torretta LiDAR ben funzionante, soprattutto la videocamera effettiva che vi permette di fare una sorta di videosorveglianza da remoto con il semplice aspirapolvere. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso ancora per il sudore, ma ragazzi, siate comprensivi con me. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Jizz.